di tutte le polemiche che ci sono state. Polemiche per cosa? Un ministro della difesa, dell'interno, scusate, dell'interno, che fa il suo lavoro, proteggere il paese dalle invasioni. Ha detto, ma non credo che sia una presa per il culo, che il 90% e passa delle persone che arrivano in Italia sono immigrati irregolari. Pare solo l'8% era regolare, tipo, ma devi considerare che il 30% è così. Ragazzi, tutta l'Africa, cioè avete presente il globo della Terra? Se tu provi a mettere lo stivale dentro l'Africa, anzi viceversa, no, lo stivale c'entra bene. Se voi provate, facciamo un discorso come si deve, se voi provate a conficcare l'Africa dentro lo stivale dell'Italia, ecco, non c'entra neanche a premere così col calcione. Non entra, ragazzi. Non è che non è la questione, ma noi siamo buoni. Noi non puoi farlo. Non puoi. Non è che c'è, cioè, anche se vuoi, dici sì, io sono, questo è altruismo puro, io aiuto tutti, sì, dai. Non puoi, muori, crepi, ce lo vuoi capire o no? Cioè uno può essere comunista, di sinistra, di destra, di su, di giù, ma non mi puoi dire no, no, non è un problema. Cioè tu, è perché i poverini, ma se muoiono in mare, è perché hanno deciso loro di partire. Cioè non è che li ammazziamo noi non accogliendoli, cioè il PD parla di omicidio, di cose. Chi ha governato per 5 anni facendo cazzate, portando giù nella melma più totale il paese, adesso vuole dettare com'è che si governa. Ma stiamo scherzando, ma siamo veramente fuori da. Io quando sento Maurizio Martino mi viene il brividello di disgusto. Io ho fatto i complimenti a Salvini sulla sua pagina ufficiale per quel poco ma buono buon lavoro svolto in questi pochi giorni che ha avuto come ministro, perché veramente ha fatto più lui in pochi giorni che altri in anni e anni e anni, ragazzi. Quindi diamogli tempo. Io penso che l'Italia dovrebbe cercare di diventare sempre di più come la Svizzera, protettiva delle proprie cose. E basta, è la mia opinione, io la penso così. E mi baso su alcune cifre anche per arrivare a certe conclusioni. Non è così perché mi baso su delle cifre. Questo è quanto, non penso che ci